Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come vedete oggi siamo con Project Zomboid, non ci porto un gameplay da tantissimo. Ma questa volta ho una nuova idea per questo gioco, ovvero di giocare nella modalità più hard possibile, in cui le cose sono introvabili, quindi è difficile sopravvivere. Ovviamente i zombie saranno sempre quelli, senza toccarli la loro velocità per quanto riguarda il morso e il resto, però per quanto riguarda le risorse e tutto invece saranno cambiate. Comunque ci sono nuovi aggiornamenti per questo gioco, ne ho visti che hanno messo anche nuovi posti delle città veramente carini. Io comunque direi di partire in questo punto della mappa perché so che diciamo è la parte centrale, poi c'è la città nuova che hanno messo le due nuove città a sinistra e poi ci sono le città a destra. Ovviamente non so ancora se le città a sinistra sono utilizzabili o altro, perché ho visto dalla mappa del gioco ufficiale che quando modificano hanno messo nuove abitazioni. Bene ragazzi, vediamo per quanto riguarda opzione popolazione, ovviamente sempre distribuzione zona densità normale, zona urbane. Opzioni di tempo invece. Vabbè, qui ovviamente durata del giorno dovrebbe, visto che siamo in gameplay, in teoria conviene 30 minuti. Vabbè, a parte questo io direi di andare a scegliere la data. Ovviamente oggi è 2017, quindi partiremo la nostra avventura nella data precisa di oggi, giorno 10. E vabbè, orario, l'orario che sto registrando ovviamente. Va bene, dopo questo, opzioni di mappa per quanto riguarda interruzione del servizio idraulico, io direi da 0 a 2 mesi, perché di solito si fa da 0 a 6 mesi, quindi direi di mettere 0 a 2 mesi. Frequenza allarme qualche volta, molto spesso, deprimento cibo, vabbè queste qua rimaniamo così. Quanto vabbè queste qua anche così le rimaniamo. Più che altro rarità oggetti io direi di sistemare. Mettiamo il cibo, vabbè già impostato tutto raro in realtà, però diciamo di mettere estremamente raro ovviamente, che dobbiamo, detto che dobbiamo sopravvivere come se l'apocalisse fosse scoppiata già da tempo. Ovviamente io direi, visto che siamo in modalità veramente hard, il kit iniziale lo darei, mi sarebbe messo tutto al massimo. Poi ovviamente zombie veri, forza, resistenza normale, sangue, saliva, mortalità, infezione, vabbè, queste sono rallenta, indebolisce, con la decomposizione ovviamente normale, e il resto rimaniamo così. Se no alla Walking Dead possiamo mettere che la vista è miope, che potrebbe essere anche figa come cosa, almeno questa la modifichiamo, che sarebbe interessante. Vabbè, queste qua le rimaniamo così. Ora possiamo anche partire, direi. Il personaggio, ovviamente il nome rimarrò quello che c'è, quanto riguarda i capelli invece no. Allora, Radin no, corti ci sta di più. Barba sì, ovviamente, i vestiti vanno bene così. Ovviamente partiamo che è marzo, quindi direi di mettere... Vabbè, mettiamo un maglione per adesso. Allora, che abilità? Io le abilità di solito metto disoccupato, quindi credo che rimango così per semplice fatto. Comunque abbiamo il kit e pian piano con l'esperienza cresciamo. E di solito uso questo qui, assetato, che sono molto assetato, però abile, stomaco di ferro, resistenza e ginnasta. E ho tutti questi bonus. Direi di andare così. Vabbè, potrebbe anche andare. Vediamo, mettiamo quello che uso di solito online, cioè le abilità e... Bene ragazzi, eccoci ritornati. Ci è messo un po' di tempo il caricamento a causa delle mod. Vabbè, anche se lo taglierò nel video, quindi non vi preoccupate, però io ho dovuto aspettare tipo mezz'ora. Allora, vediamo cosa riusciamo a trovare. Ovviamente niente, visto che sono molto rare le risorse. Allora, vediamo cosa abbiamo inizialmente. Patatine, bottiglia e ovviamente le armi. Direi di impugnare inizialmente già questo a due mani. Ok, perfetto. Direi di spegnere la TV assolutamente. Come cavolo... Ok, ecco, l'ho trovato. Ok. Abbiamo spento che potrebbe fare rumore e attirare i zombie verso la nostra posizione, insomma. Ok, del cibo c'è qui. Ok, prendiamo questa roba. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Ovviamente le cose che vedete in inglese sono, appartengono diciamo alla mod, non sono del gioco, quindi la traduzione è perfetta di questo gioco. Ad esempio io che ho scaricato le mod per giocare online alcune
Ma per riso, siete tristezza. Quanta ne metto? Però prendiamo, non si sa mai, può servire. Allora, qui possiamo lasciar stare. Qui dovrebbe essere il bagno. Ok. Iniziamo a bere che... Ah no, abbiamo la bottiglia d'acqua, vero? Perdono, mi sono dimenticato di questa cosa. Vediamo cosa riusciamo a trovare nella nostra casa prima di partire, perché comunque ricordo, stare fermi spesso in un punto potrebbero uscire degli eventi che potrebbero portare negativo per noi. Già sento i zombie che colpiscono alla mia casa. Io direi di andare proprio via. Allora, questa cosa che ho preso, perché ho preso questa qui? Semplicemente facciamo i stracci. Così, sì, in caso di morsi, di tagli, possiamo tranquillamente sistemare le nostre ferite. Ora direi di allontanarci. Ovviamente in questo gioco si evita sempre di correre come idioti. Questa casa è bruciata, quindi è inutile. Quanti zombie in quella casa? Anche quello è uno zombie. Direi di ignorarlo per adesso senza attirare... Ok, non mi ha visto nemmeno, quindi vi ricordo che sono ciechi i zombie, quindi probabilmente non mi avrà visto per questo. Questo possiamo lasciare, sono le chiavi della nostra casa, possiamo buttarle anche a terra. Non serviranno a niente. Direi un attimo, aspettate ragazzi, sistemo un attimo queste due finestrine. Ok, sistemato che mi coprono, diciamo, la visuale. Vediamo un po' cosa riusciamo a trovare nei dintorni. Più che altro, inizialmente è meglio evitare di... correre, di fare movimenti sbagliati, perché comunque abilità abbiamo sia passo leggero, una buona qualità. Vediamo se qui, perché qui la porta è chiusa. Ah, non devo correre, meno male che non ci sono zombie intorno. Vediamo se qui si apre. Ok, qui si apre. Diciamo che non ci sia l'allarme. Di solito case del genere hanno degli allarmi, o almeno di solito. Ok, bicicletta repair, bicicletta. Candle marketing, insegna delle ricette. Questo qua insegna a riparare biciclette. Non so se ci siano biciclette. Non guardatemi dicendo, anche le biciclette in questo gioco. Che bello! Perché fino adesso non ci sono mai stati veicoli. Quindi, un po' difficile come idea. Insomma, porco, mi sono cagato sotto perché non si vedeva niente. Sono usciti all'improvviso. Madonna, bro, che palle, non puoi entrare lì, farmi vedere che è tutto pulito e poi magicamente escono i zombie perché mi hai fatto prendere un colpo nella realtà. Che palle. Allora, con calma. Allora, lì c'è uno zombie che sta venendo verso di noi, quindi direi di... un po' di più. Perché ho corso. Quel piccolo passo che ho fatto mi è costato... Direi di allontanarci un po' da questa zona. Allora, io di solito uso la mappa anche per orientarmi, perché non mi ricordo bene le stesse, soprattutto ora che non gioco da un bel po'. Quindi figuratevi, dovrebbe essere anche più difficile. Come cosa? Ah, comunque se si vede nel gameplay il punto del mouse, non ditemi nulla, mi serve per orientarmi. Quindi, perdon. Ma questo gioco inizialmente si avvia non a schermo intero e... A parte che non lo metto perché sennò non mi ci trovo, devo controllare il tempo che sto registrando e queste cose. Allora, più che altro adesso diciamo che il gioco è abbastanza, abbastanza facile, non dovrei scendere, proprio voglio controllare qualche casa e prendere cose migliori, insomma, cioè per vedere se c'è qualcosa di meglio. In questo istante, ok, la porta è chiusa, vediamo se faccia... Madonna, quanti zombie lì. Qui ci sono troppi zombie, direi di lasciar perdere questa casa. Non sia mai si mette a suonare e a tirare tutti quei zombie. Anche se in teoria potrebbe... Credo che sia meglio entrare in questa casa. Ci sono troppi zombie, dovevo trovare una strada migliore. Allora, vediamo se trovo di meglio. Questo mi interessa. Che lo so usare abbastanza bene. Andiamo qua sotto. Abbiamo trovato del cibo. Questo cibo sono utili, questi qua, i cibo in scatola. Perché come sapete durano molto di più a differenza dei cibi normali. Ad esempio, probabilmente adesso userò
limone, melanzana e queste cose. Anche le patatine non le userò inizialmente quando ho fame. Cavolo, un altro zombie. Questo qua dobbiamo eliminarlo. Allora, cavolo, quanti zombie? Ok, eliminato questo zombie, vediamo cosa aveva addosso. Questo ancora non è morto. Non male che i zombie sono realmente stupidi, anche nella realtà. Ok, li abbiamo eliminati entrambi. Vediamo se avevano qualcosa di interessante. Tutte cose inutili, insomma. Allora, il giornale serve per eliminare, diciamo, diverse cose. Allora, poi vi do un consiglio per chi vuole giocare a questo gioco e gli piace. Chiudete sempre le tende, perché lascia stare che questi qua sono abbastanza ciechi. Però se sono in una distanza molto vicina ti possono notare. Quindi sempre attenzione. Più che altro vorrei controllare bene tutte le stanze. Vedere se trovo qualcosa. Ok, questo serve ad esempio. Direi di metterlo nella borsa, ovviamente. Questo non so cosa sia. Non l'ho mai visto, sinceramente. Asciugamano serve assolutamente. Poi questo no, questo no. Questo non serve, non serve. E questo mi serve invece. Ovviamente, come nella vita reale, ci sono cose che possono servire e cose che non possono servire. O almeno in base a quello che stai facendo. Direi di svuotare prima questa casa. Poi ci dirigiamo dove vorrei andare realmente. Poi vi farò vedere. Più che altro, in questo momento, il mio obiettivo è concentrarmi sulla ricerca. Poi vorrei andare sulla superstrada principale, dove posso andare. Cazzo, non riesco mai a chiudere quella, la porta lì. Che palle questi zombie. Madonna. Ce ne sono un bel po' in casa. Poi che cavolo ci facevano chiusi lì dentro? Qualcuno l'avrà chiusi, tipo. Ok. Madonna, quanto tempo per chiudere le cose, mamma mia. Una volta si chiudevano più veloci. Allora, direi di mangiare. Queste tolgono anche la sete, però purtroppo posso mangiare queste cose. Vediamo se un quarto basta e avanza. Ok, per il momento un quarto basta e avanza. In caso ora ci dirigiamo. Oh cavolo, mi sono dimenticato di non correre. Devo allontanarmi per forza ora. Ok, ora posso finire di correre. Almeno ho tirato i zombie in questo punto, io posso andarmene tranquillamente. Allora, qui c'è un'altra casa grande, che è sicuramente pericolosissima. Più che altro vorrei, io direi di mangiarlo tutto sto coso qui. È un po' più, cioè almeno la strada principale per dirigermi verso la grande struttura, insomma. Cioè, dove si trovano tutte le proprietà importanti nella parte di sopra. Cioè, negozi, l'hotel, svariate cose. Anche se ci saranno più zombie probabilmente, ma vorrei controllare. Ok, questo è, vabbè, il crafting, che poi pian piano ci servirà. Inizialmente vorrei solo viaggiare, poi in futuro se trovo una buona sistemazione potrei puntare a chiudermi in casa, insomma. Una volta c'era il tempo, l'orario, come cavolo si vedeva? Bah, una volta c'era l'orario, c'era scritto precisamente l'orario. Ma se l'hanno tolto perché vogliono che tu lo vedi da. Ovviamente realmente tu lo vedi tramite. Cavolo! Mi hanno sgamato! Però ragazzi, un'altra cosa, come sempre, io fermo i gameplay sempre nei punti migliori. Quindi adesso salvo la partita e la prossima volta scopriremo cosa succederà e se morirò nel prossimo episodio.